deceduto il regista, sceneggiatore e produttore Felice Farina. Era nato a Roma, ma conosceva bene il Vallo di Diano ed in particolare Sala Consilina. Suo padre, Angelo, ufficiale medico dell'esercito, infatti era originario della cittadina valdianese. Farina è deceduto a Roma all'età di 69 anni. Tra i film per cui viene ricordato ci sono Sembra morto ma è solo svenuto, del 1986, scritto in collaborazione con Gianni Di Gregorio e Sergio Castellitto, Affetti speciali, del 1987, e soprattutto Condominio, del 1991, con Ciccio Ingrassia. La sua carriera è cominciata come attore di teatro, per poi dedicarsi, tra le altre cose, alla fotografia, sceneggiatura, coreografia ed infine alla regia. Nel corso della carriera Farina ha firmato anche documentari, diversi andati in onda su Gheo, su Rai 3, e produzioni cinematografiche. Il suo esordio al cinema è con Sembra morto, ma è solo svenuto, nel 1986. Tra i suoi ultimi lavori c'è Patria, del 2014, pellicola che vede tra i protagonisti gli attori Francesco Pannofino e Carlo Giuseppe Gabardini e che fu presentata al Festival di Venezia. È tornato al cinema con i thriller Senza freni nel 2003 e La fisica dell'acqua con Claudio Amendola e Paola Cortellesi, girato nel 2007 ed uscito nel 2010 tra mille difficoltà. Il suo ultimo credito cinematografico risale al 2018, quando ha realizzato il documentario Sulla scienza, Conversazioni atomiche, che gli è valso una menzione speciale ai Nastri d'Argento. Produttore indipendente e sperimentale con la Nina Film, Farina è stato tra i primi in Italia a scegliere l'editing digitale, quando nel 1995 ha montato Bidoni con l'allora nascente piattaforma Avid. Ha supervisionato e collaborato alla realizzazione degli effetti speciali nei suoi ultimi lavori.